premio Lamberti è l'occasione innanzitutto per ricordare la figura e l'opera di Amato Lamberti, che è stato un sociologo di eccezionale valore, che ha saputo illuminare con il suo pensiero una realtà quale quella napoletana, con le sue grandezze e le sue miserie, con le sue piaghe e anche, diciamo, con le sue grandi bellezze. Amato Lamberti ha analizzato a fondo la realtà napoletana e ci ha consegnato un'opera e una struttura di pensiero che rimarrà importante nel futuro, per le future generazioni, perché è una guida per capire Napoli, per capire la camorra, per capire e anche per indirizzare i nostri sforzi per poter superare questa situazione. Per la quarta edizione del premio intitolato alla memoria di Amato Lamberti, il sociologo fondatore dell'Osservatorio Anticamorra, oggi a Palazzo San Giacomo sono stati premiati i vincitori delle borse di studio per la migliore tesi di laurea magistrale e per la migliore tesi di dottorato sui temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, della corruzione e delle economie illegali. Il premio è stato creato allo scopo di contribuire alla formazione dei giovani studiosi sulle strategie per il contrasto alla criminalità organizzata. I vincitori della quarta edizione sono Alessandro Quattrocchi dall'Università di Messina e Giuseppe Malgeri dall'Università La Sapienza di Roma. Del resto la passione pedagogica era la forza che lo sosteneva anche negli ultimi anni della sua vita. Il rapporto con i giovani è stata la chiave anche di momenti difficili e amari che Amato ha attraversato. Questa idea di premiare giovani studiosi che si occupano di questi argomenti, cioè la lotta alle mafie, secondo me è un bel esempio, un esempio importante che accade a Napoli, ma è una cosa che forse dovrebbe fare l'Italia tutta insieme come nazione e come repubblica, dare più sostegno, più spazio a giovani studiosi, ma soprattutto tra l'altro immettere nel contrasto alle mafie l'energia di nuove generazioni con le loro competenze, con i loro studi, perché questo potrebbe secondo me accrescere i successi. Importante che soprattutto dalla politica venga quel segnale di contrasto al crimine organizzato e alla corruzione, perché in questo modo si previene, altrimenti se affidiamo solo agli organi di controllo, magistratura e forze di polizia, non si raggiunge rapidamente quell'obiettivo finale che è l'eliminazione delle mafie dal nostro paese, in particolare dalla loro infiltrazione nella politica e nelle istituzioni. C'è ancora tanto da fare. Il mio osservatorio di magistrato di sindaco oggi mi fa ritenere che il livello di corruzione e di penetrazione delle mafie all'interno della politica e delle istituzioni è ancora molto alto.